Bentornati o benvenuti sul mio canale Let's Talk About. Nel video precedente vi ho voluto parlare di un profumo a me molto caro, Alien Eau de Parfum. Ovviamente Alien Eau de Parfum è un profumo spettacolare, però non portabilissimo, nel senso che è molto pesante. Quindi Mugler, Thierry Mugler, il padre di queste sostanze meravigliose chiamate Alien, e tutti gli altri profumi che io adoro, ha pensato di alleggerire la formulazione creando Alien Eau de Toilette. Nasce nel 2009, quindi 4 anni dopo la creazione del famosissimo fratellino Alien Eau de Parfum. Rispetto ad Alien Eau de Parfum posso dirvi che è molto più agrumato, molto più portabile, sembra quasi un profumo saponoso. Abbiamo delle note molto diverse, perché badate bene che la casa di Thierry Mugler, quando crea un Eau de Parfum o un Eau de Toilette, ci tiene a precisare che non è la stessa cosa, non è la riformulazione ridotta e alleggerita dell'Eau de Parfum. Ogni profumazione ha una sua anima, quindi Alien Eau de Parfum è un profumo con particolari note, Alien Eau de Toilette è tutta un'altra cosa, quindi c'è sempre il DNA di Alien. Come note di testa, ad esempio, troviamo delle note molto diverse, agrumate. Infatti il profumo deriva dalla famiglia floreale agrumata. Note di testa abbiamo il mandarino e gli agrumi. Si sentono tantissimo. Come note di cuore, invece, abbiamo fiori bianchi e gelsomino del Marocco. Come note di fondo, invece, cashmeran e ambra bianca. Quando io ho applicato per la prima volta Alien Eau de Toilette, in verità lo preferivo. Alien Eau de Parfum dopo un po' può anche essere stucchevole, molto avvolgente, molto caldo. Alien Eau de Toilette invece è una fragranza leggera, ricorda molto il sapone quando voi fate quei bagni, piuttosto che con le docce molto intense, con dei buonissimi bagnoschiuma. C'è sempre il gelsomino con questa nota leggermente nostalgica. Poi c'è la frizzantezza, meno male, di questi agrumi. Gli agrumi in realtà non svaniscono, anche se sono delle note esperidate, anzi accompagnano per tutto il tempo della profumazione il profumo. Come voto persistenza io do un 9 su 10, nonostante sia un Eau de Toilette è pazzesca, credetemi. Il voto di sillage do un 10 su 10, perché mi è capitato di mettere Alien Eau de Toilette e tutti nella stanza mi sentissero arrivare. Finalmente arriviamo al punto più importante, che per chi non amasse portare Alien Eau de Parfum per tutto l'anno, questo tipo di profumo può essere portato per tutte le stagioni. Il mandarino, comunque gli agrumi, sono molto estivi, molto primaverili, molto freschi, quindi abbiamo tutte le note di Alien Eau de Parfum che ci accompagnano anche nei mesi più freddi, quando abbiamo bisogno di un profumo più intenso. I formati di Alien Eau de Toilette sono 2: 30 ml che viene 47 euro, e il 60 ml che viene 75. Il mio consiglio è quello di: se avete il piacere di portare Alien, ma ne siete un po' spaventati perché è davvero un profumo importante, andate sull'Eau de Toilette. È fantastico. Io, se dovessi scegliere tra Eau de Parfum e Eau de Toilette, tutta la vita Eau de Toilette. E sono molto contenta che la casa di Mugler abbia fatto queste distinzioni anche per Angel, anche per Aura, dove non solo l'Eau de Parfum è più intensa, ma è proprio molto diversa da un Eau de Toilette della stessa linea. Ragazzi, anche per oggi è terminato qua il video. Se vi è piaciuto il video, lasciate un mi piace, iscrivetevi al mio canale e let's talk about it.